mobilitazione generale per il riscatto dei paesi delle Madonie a Petralia Sottana, una grande manifestazione non solo a difesa del punto nascita dell'ospedale Madonna dell'Alto. In diretta l'inviata Vicky Sorci. Sì, buon pomeriggio da Petralia Sottana, alle mie spalle l'ospedale Madonna dell'Alto. Qui si è conclusa la grande manifestazione voluta dai sindaci dei paesi delle Madonie con i sindacati e le associazioni di categoria. La chiusura del punto nascita dell'ospedale rimane uno dei nodi centrali della mobilitazione. Tantissime le persone arrivate non solo da Petralia Sottana e Soprana, ma anche da Gangi, Gerace, Limena, Bonpietro, Blufi, Polizzi e Castellana, che sono i comuni del distretto sanitario delle Alte Madonie, ma tanti sono arrivati anche dagli altri paesi del comprensorio, un territorio che chiede attenzione per il proprio rilancio, soprattutto economico. Sentiamo allora i tanti temi sul tappeto insieme con alcune voci del corteo nel servizio che abbiamo preparato. Mezzi comunali, agricoli in strada insieme alla gente delle Madonie, sindaci, commercianti, imprenditori, sindacalisti, anziani e studenti in corteo per 2 chilometri fino all'ospedale di Petralia Sottana, primo punto di una vertenza che si vuole aprire con i governi nazionale e regionale. Si attende la deroga per il punto nascite chiuso. Oltre 4.000 persone oggi rivendicano per le Madonie un futuro diverso, a partire dalla riapertura del punto nascita e dal potenziamento dell'ospedale, dove si devono poter risolvere tutte le questioni urgenti. Proteste anche alle Eolie, in piazza a Liperi anche gli alunni per chiedere la riapertura del punto nascita. Il servizio dell'inviato Duilio Calarco. Dopo la perdita del bambino che portava in grembo per il distacco della placenta, la cingalese 46enne alla quale è stato asportato l'utero e ricoverata all'ospedale di Milazzo, Lipari insorge per la soppressione del punto nascita dove si effettuavano 120-130 parti l'anno. Come donna ho diritto a far nascere mio figlio o mia figlia a Lipari? Come persona umana? Perché io devo andare fuori? Sostenere spese inaspettate. Malgrado l'ASP 5 di Messina abbia messo a punto un protocollo di sicurezza del percorso nascita, ad eccezione dell'evento parto, gli eoliani ritengono che l'impossibilità di mettere al mondo i propri figli nell'isola metta a rischio la vita stessa delle gestanti e dei nascituri. Bisogna capire che noi viviamo su un'isola circondata dal mare, dove le condizioni meteo sono particolarmente avverse nei mesi di gennaio, febbraio, dicembre, quindi in pieno inverno, e non possiamo rischiare di salire su un elicottero che oltretutto non può neanche atterrare in maniera sicura. In vista della visita il prossimo 8 marzo a Lipari della 6ª Commissione regionale sui servizi sanitari, gli eoliani chiedono alla politica il ripristino del punto nascita all'interno dell'ospedale. Vogliamo che la regione insieme al ministero, il ministro, perché abbiamo una legge purtroppo, cambino questa legge e che mettono in sicurezza l'ospedale di Lipari.